Ultima stagionale al Tommolini per il Martinsicuro di Di Fabio, che vuole chiudere la stagione sfortunata in bellezza davanti al proprio pubblico. Di contro arriva il Defino Flaccoporto di Bonate a caccia ancora dei punti per evitare la zona play-out. Bene l'inizio gli ospiti con un tentativo di Alberico di testa che sfiora il palo alla sinistra di Cannella, poi il solito Ligocchi fa tutto da solo e sfiora un eurogol. Bene il Martinsicuro che ha un'ottima reazione, palo clamoroso di Pizzi al 14°, poi ancora altro tentativo per il Defino Placco, Brattelli calcia dentro l'area di rigore, non trova la deviazione vincente, ancora Alberico, è vivo però il Martinsicuro che gioca un gran primo tempo, il neo entrato Malavolta serve per Pizzi, una palla che il numero 7 di casa sciupa da due passi, inizia la ripresa, mette il piede sull'acceleratore la squadra ospite, trova il gol al 20°, gran tiro del neo entrato Teraschi, ribattuta vincente di Ligocchi e Delfino Flacco in vantaggio 1-2 micidiale. 5 minuti più tardi assist di Tine Mori per il solito Teraschi che mette la sua firma sul raddoppio dei pescaresi. Vuole almeno il gol della bandiera, il Martinsicuro ci prova con Farinelli al 27°, poi gli ospiti hanno delle occasioni incredibili, prima con Ligocchi e poi con Teraschi scatenato, colpisce l'incrocio dei pali, finisce 2-0 per il Defino che in virtù degli altri risultati si salva dopo una bellissima striscia di risultati utili, 5 senza subire a nessun gol. Complimenti alla squadra di Bonati, ma grandi applausi anche ai progressi fatti dal Martinsicuro di Fabio. Mister Di Fabio, ultima casalinga di campionato, dicevamo prima, il lavoro si è visto, certi anni il risultato lo vedi in classifica, certi altri anni lo vedi con la crescita dei ragazzi e su questo anche quest'anno Mister Di Fabio ha fatto pienamente il suo lavoro. No, è vero quello che dici, perché poi lo dicevo oggi in panchina al mio secondo, a Paolo Ferretti, dicevo che dobbiamo essere orgogliosi perché adesso in campo vediamo una squadra che mette in difficoltà l'avversario, magari all'inizio non riuscivamo a farlo, adesso è una squadra che sta bene in campo, la crescita di certi giocatori che magari all'inizio facevano difficoltà, adesso reggono bene il campo, fanno delle cose interessanti, quindi tanti giovani che sono cresciuti, no? Chi più chi meno, quindi orgogliosi di questo lavoro, ci abbiamo provato fino alla fine per cercare di portare a casa qualche altro punto, non ci siamo riusciti, c'è rimasta l'ultima domenica, ci proveremo comunque e niente, dobbiamo essere, ripeto, orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Mister Bonati, è arrivata la matematica finalmente di questa salvezza con il figlioletto Davide in braccio, perché oggi è una giornata di festa. Siamo contenti, è stata dura, abbiamo preso un campionato in cui la quota salvezza è stata altissima, però devo dire anche che noi non ci siamo mai finiti ai play-out, quindi questo è il percorso, diciamo, di una squadra che dall'inizio si è saputa confrontare con la categoria e con molta umiltà, molta determinazione, con la gioventù e con qualche ragazzo di esperienza con grandi qualità umane e soprattutto con una società che credo che sia la prima responsabile nel bene e nel male dell'andamento delle cose, che non ci ha fatto mai mancare niente e so quanti sacrifici fa il presidente perché è da solo, quindi ringraziamenti vanno a lui, al presidente Zangirolami, ai ragazzi, allo staff e a tutte le nostre famiglie che ovviamente ci seguono in questo divertimento domenicale.